Bella a tutti ragazzi, sono Luca, benvenuti in questo nuovo video, siamo su BioShock Infinite. Ah, dobbiamo nuovamente andare a casa di Comstock. Che ora è Ezri? Ok, perfetto. Dobbiamo nuovamente andare a casa di Comstock. Perché non ci siamo ancora arrivati, no? Non ci siamo ancora arrivati, maledizione. Dov'è sto schifo di musica? Che madonna. Via da sto posto perché fa sclerare, ma sta musica mi fa sclerare. Maledizione. Sento degli spari, io spero che non siano indirizzati a me, se no mi incazzo come una iena ridens. Cosa hai da fare sempre? Sembri fuori di testa. Beh, parlo io, vabbè. Sono tornato indietro. Yeah, ho fatto tutto il giretto. Come i bambini piccoli quando non vogliono andare al parco. Fanno tutto il giretto. Sì. Che pirla. Allora, andiamo di qua. Richiede tre grimaldelli. Grimaldelli. Che cosa c'è di bello qua dentro? Attimo di controllare. Ah. Sembra una cosa buona, è fattibile? Dai, Elisabeth, mi forza, dai un sta aiuto? cazzo di serratura. Voglio qualcosa di impegnativo. Oh, Shura. Ecco qua. Contentati. Oh! Chi me lo fa fare a me sempre di aprire queste porte che poi non c'è un cazzo! Io l'ho aperta perché credevo tipo. Perché credevo tipo che ci fosse qualche. Dicevo, qualche cosa sopra le scale, invece non c'è un cazzo. Ma vaffanculo, va. Niente. Niente. Praticamente niente. Quanti cazzo di messaggi mi stanno inviando? Un'arancia? Wow. Ho trovato un'arancia e due proiettili del cecchino. Ho sprecato tre grimaldelli per niente. Ma vaffanculo, va. Andiamo avanti, va, prima che sclero ancora. Andiamo a casa di sto coglione, non mi frega più niente. Dai, via. Forse non dovrebbe. Ma no, ma secondo me non si riprende proprio. Allora. A parte che tanto siamo in un mondo parallelo, ma. Oh, Dio. Aspettiamo che facciano il loro dovere, per piacere. Non ne voglio sapere niente, che si sparino tra di loro, per favore. Ma incendiario, ma perché si incazza con me? Non ho fatto niente, sono qua fermo. Ma vaffanculo. Vai a sparare a Comstock, vai a sparare a Comstock, non venire a rompere i coglioni a me. Ecco, boh. Porca troia. Vedi di farti gamare, Elisabeth, mi raccomando. Vai, fatti gamare, brava. Madonna. Attenzione. Ho la carabina al massimo, eh. Aspettate che la ricarico. Perfetto. Dai, sono pronto. Vieni qua, incendiario de sto cazzo, vieni. Uno. No, no, porca troia. Dio salvi la carabina al massimo. Allora. Boom! Due! Vai, ci sono ancora? Ne voglio ancora, dai! Dove siete? Dove siete rincoglioniti, dai! Eccolo qua uno. L'ho visto scendere. Ah no, non era uno, era un foglio tipo. Dove va? Non smettere di sparare! Sarai per strada.
Wow! Minchia! Porca puttana! L'ho massacrato quello! Dai, ci muoviamo, dove siete? Voglio vedere un attimo! Anch'io! Abbiamo una cosa in comune almeno, vedi? No, vaffanculo, te. Ciao Shura, mi dispiace. Bello che adesso abbiamo sì Vox Populi che la polizia contro. Non so se ci rendiamo conto, Laggiù! D'accordo! Per il popolo! Grande, grande! Ok. Preso. Ci si mette molto meno tempo così. Cos'è che c'è? No, non apro più un cazzo sto posto. Non mi frega niente. Inutile che sto lì a aprire roba, che tanto. Allora. Sai, io timo a pensare al sogno che hai avuto. New York in fiamme. C'è qualcosa nel sogno. Cosa? E si zittiscono e stanno lì così. Zitti. Vabbè. Minchia, ma la casa di sto qui dove cazzo è? Allora. Oh, eccola qua. Oltre quel cancello c'è la casa di Comstock. Andiamo. No, perché? Apri il cancello. Lady Comstock, che piacere vederla. È meraviglioso che sia riuscita a venire, specialmente considerando la sua dolorosa morte di 19 anni fa. Lady Comstock. Il vestito mi ha confusa con mia madre. Le sue impronte digitali non sembrano le sue oggi, Lady Comstock. Non si sente bene? No, cosa stai facendo, Elizabeth? Adesso ci vengono. Io credo di sì. Tua madre è morta, Elizabeth. Già. Credo che sia ora di renderle omaggio. No, ma andiamo cosa? Ma come? Ma che palle! Non è possibile, ragazzi. Oh, ma che due coglioni. Oh, c'è sempre una complicazione. Non ne andasse bene una. Troviamo il dirigibile e quella lì ce l'ho dirotta. Troviamo la casa di sto coglione e non si può perché non si hanno le impronte. E Cristo. Piove pure. Yeah. Io odio questo metodo. Non so cosa ci sono, gli zombie magari. Non so. Nel cimitero, magari ci hanno messo anche gli zombie. Tanto. Caricamento in corso. Avanti. Cosa stiamo cercando? Secondo te cosa stiamo cercando? Sua madre, no? Eccola là. Eccola là dove? Ah. Là. Cioè, ma proprio. Così, su due piedi. Andiamo allora. Boh. Crea la serratura. È la tomba di tua madre. È in una camera tenuta stagna. Con le sue impronte digitali entreremo a casa di Comstock. È tua madre. Una madre che abbandona i figli e non merita molta simpatia per quanto mi riguarda. Grande! Fermati un secondo a pensare a quello che fai. Ecco, apri la porta o devo entrare senza di te? Grande! La stimo, Elizabeth. Tanta roba. Lascia fare a me. Oh. Devo tagliargli la mano, seriamente? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Guarda dall'altra parte. Ah, guarda dall'altra parte. Ok. Ah, apri la bara. Ecco.
Non ne va una nel verso giusto. Non ne va una nel verso giusto. Non ne va una nel verso giusto. Oddio. Cosa devo fare? Oddio. Raga. Io. No. Elizabeth, stai bene? Dove tieni duro, devi riposare un secondo. No, prendo quella mano. Elizabeth, perché tua madre è un fantasma? No, oddio. Lui mi ha usata per dare energia a quel dispositivo. Aprendo uno squarcio. Oh porca troia vacca merda, non è possibile. Ma non ne va bene uno in sto gioco. Oh. Stai calma però, Stai calma. No raga, ci sono veramente gli zombie, ma stiamo scherzando? Preso. Sembra che tua madre stia risvegliando i morti. Ecco, gli zombie. Non è possibile. Ma risveglia chi cazzo vuoi, tanto li ammazzo tutti. Dai. Mia, io e la mia carabina siamo inseparabili. Stai zitto. Zombie di merda. Dai, ma gli zombie in Bioshock, ma è possibile? Vaffanculo. Preso. Dopo. Dammi ste munizioni. Dammi le munizioni, cretina. Elizabeth. Madonna, io la massacro quella ragazza lì adesso. Uno. Finire di merda. Due. Tre. Andiamo avanti. Mi sto divertendo. Quattro. Andiamo avanti che mi diverto, via. Cinque. Vai. 7. Ancora? Yeah, ciao, va. Io tanto adesso sparo lei. Preso. Peso. Peso. Madonna, che cazzo. Munizioni scarseggiano, ma ci credo che le munizioni scarseggiano. Guarda quanti cazzo di mostri. Ecco. Boh, per me è finita. Oh madonna Maria. Elizabeth mi fa: Te le do io le munizioni. Sì, vaffanculo. Oh, io me ne vado da qua. Ah, adesso me le dai le munizioni. Sei una maiala.
Oh, oh, mi sono cagato addosso, vaffanculo. Uish, ciao. No, ma dai, ma vaffanculo, su. Zack, ciao. Opla! Non lo so. Cosa sono io? Ma lei cos'è? Viva o morta? Perché chiedi cosa? Quando la domanda quando? L'unica differenza tra passato e presente è la semantica. Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà. Se percepissimo il tempo com'è realmente, che ragione avrebbero i professori di grammatica per alzarsi? Come tutti noi, Lady Comstock esiste attraverso il tempo. È sia viva che morta. Percepisce di essere entrambe. Trova questa condizione sgradevole. Percepire senza comprendere è una combinazione. Mi stai buttando la terra addosso, cretino. Va verso questioni irrisolte. Dobbiamo seguirla, convincerla ad aprire il cancello di casa di Comstock. Andiamo. Che ora è? Sì, che ora è? Quanto è che registro? Dai, va bene, ancora 5 minuti posso. È un peccato che vi serva lei per entrare a casa di Comstock. Francamente non sembra molto collaborativa. C'è un modo per farla ragionare. Prima dovrete scoprire 3 verità. Verità che in questo mondo Comstock ha distrutto. Se uno solo di voi potesse alterare tempo e spazio, sarebbe una benedizione, vero? Vabbè, vi levate dai coglioni. Ecco. Sarcastici. Vaffanculo. Ma bisogna andare a cercare gli squarci. Sbagliato. Perché non ne va mai bene uno. Portato qui qualcosa. Laga addirittura. Non sono sicura che fosse lei. Dai, carica, maledizione. Che cosa cazzo devi caricare? Non ne posso più. Dammi munizioni dappertutto, per favore. Quanto... Va bene. Sali, ne ho bisogno. Va bene. Munizioni carabina. E... Perfetto. Adesso va già un po' meglio, eh? Sì, grazie mille. No, per piacere. Uno. Due. Dov'è il terzo? Crepi o no, maledizione? Oh, 3 ore. Ancora, basta, non ne posso più di sparare. Dov'è? Muori. Sali fu... Ah, sì, è secco. Sì, è secco. Questo ti faccio vedere io. Questo ti faccio vedere io. Dov'è? Che camperone bastardo. Via la testolina. Abbiamo finito, per favore. Grazie. Di qua. Chiusura forcina. Dai, 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 dai. Fai il palo, ma che cazzo. Faccio il palo. Dai. Cosa c'è qua? Perfetto, un grimaldello. Luca, smettila, perché adesso mi prendo sberle da solo. Allora, trovi tre squarci, ma vaffa. Lo squarcio. Oh. 12 decidere io se aprirlo, no? Apri. Prostituta. Sessuale del suo caro profeta è inesistente. Madame Mutes. Inoltre l'uomo è decisamente sterile. Ma potere!
Prendi la tua piccola bastarda! La voglio fuori da casa mia! Sterile. Cosa? Allora cos'eri tu? Oh Cristo! I genitori sono i due fantasmi che ci stanno aiutando per tutto il viaggio, ragazzi. I due genitori sono quelli lì. No, ma che casino. Che casino. Cosa intendevi dire prima quando hai detto che questo non era il posto di Lily Comstock? È quasi selvaggia. Come se fosse il riflesso di... Non lo so. Ma penso che lo trovi meno credibile della sua illusione. Andiamo, andiamo nell'altro squarcio che voglio saperne di più. Allora, la smetti di farmi fare un coglione così? Seguiamo sta zoppa. Sta zoppa. Vabbè. Che cazzata. Non volevo dire zoccolo, ho detto zoppa, però mi sono anche dimenticato che... Oh, basta, basta, non ne posso più, dov'è? Madonna, io ti ammazzo. Dai. Mamma mia. Fa' il culo. Dov'è che era? Ok, perfetto, andiamo. Dritti. Ma perché devi sempre caricare ogni volta? Dai! Cos'hai da caricare? Non c'è niente da caricare. Dai. Qui? Elizabeth. Apri. Apri. Questo video lo faccio durare un po' di più, voglio vedere come va a finire. Ho sentito uno sparo e mi sono fermato, però non dovevo fermare. No, 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 il corvo no. Incendiario, basta! Ci sono due corvi e un incendiario. Oh! Stiamo scherzando. Raga, madonna di un dio, dove sei? Dai, che cazzo ricarichi? Uno. Due. Forza. Dove sei? Dove sei, pezzente? Vieni. Salta fuori. Dov'è? Dov'è sto finish? Ah, guardalo come scappa. Guardalo. Vieni giù. Vieni giù, pezzente. Vieni giù. Guardalo. Che cazzo fa? Ma che se non vieni giù io me ne vado, non c'è alcun problema. Vaffanculo. Sì, un attimo. Madonna. Uno. Mira di merda, amico. Due. Anche tu è proprio una mira del cazzo. Tre. Finito? Finito. Alleluia. Andiamo.
trova lo squarcio. Cazzo è successo? Sono anche preso male. Allora, ma si vaffanculo, non ho voglia, raga. Qui dobbiamo andare. Dobbiamo salire. Così ci mettiamo 90 anni di merda per... Dobbiamo salire. Oh, Cristo. Ok, allora, da qui... Adesso, abbandoniamo la zona e poi... Finisco il video e troviamo gli ultimi due squarci nel prossimo. Boh, il video può concludersi qui. Spero che vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate o iscrivetevi. Ma soprattutto divertitevi. Bella a tutti, raga. Al prossimo video di BioShock Infinite.